Ciao ragazzi, sono Red e come potete vedere non siamo al Monopoly Soft Air. Siamo in questo fantastico giardinetto privato, in rispetto delle norme Covid, per rischiare la vita. Cioè la vita la rischio solamente io. Sembra clickbait, ma non lo è, perché andremo a portare allo stremo e testare la resistenza dello scudo tattico. Eccolo qua, l'ho usato parecchio, mi ci sono divertito molto in partita. E la domanda a cui risponderemo oggi, come vi ho detto, è: quanto resiste e a cosa resiste? Sigla che poi partiamo. Tua zia. Visto che siamo estremamente organizzati, abbiamo deciso di dividere la prova in tre parti. La prima parte, in cui proveremo a mettere sotto sforzo lo scudo con armi corte e lunghe, quindi una cosa più easy. Mentre io vi parlo, loro fanno casino e io mi distraggo, è un problema. Quindi, come dicevo, armi corte e lunghe, dalla pistola del cinese fino a un fucile da 2 joule. Nella seconda parte porteremo lo stress a un livello superiore, Kaioken livello 3, con varie granate a gas da lancio da 36-40 mm. Per la fase finale invece utilizzeremo appunto lo strumentopolo di morte finale, mi dissocio nel dubbio, che è questo. Ci abbiamo la strada vicina. Questo, che non è un mega suppostone, ma è un razzo di mortaio. Come lo spareremo e quello che succederà lo scoprirete a fine video. Passiamo alle prove. Scoprirai anche tu a fine video, bra. Per la mia incolumità ho deciso di equipaggiarmi con maschera balistica, elmetto, tattico, guanti e ovviamente lo scudo, anche il... parapalle. Quindi siamo pronti a partire. Ciao ragazzi, sono Ghost. La prima arma che utilizzeremo per la prima fase è una PPK, che mi esce a molla, direttamente presa dal cinese sotto casa. È incredibile. Controlla bene la canna, che non si sa mai, eh. Vedi che non l'ha detto. Purtroppo la prova con la PPK è stata un flop, perché paracatos è a 0,3 di potenza. Quindi adesso ragazzi direi di partire con qualcosa di un attimino più agitato. Qui stiamo toccando i 0,8 di potenza e la Beretta M9 a 3. Let's go. E adesso cosa fai, eh? Fortunatamente la potenza delle pistole non riesce a scalfire l'integrità di questo scudo, quindi è il momento di passare a qualcosa di più incazzato. Quanto deve pesare quella fase? Fratman, tanto! Abbiamo il 4.17 della Umarex. Let's go! It was at this moment that he knew he fucked up. Pallini later. Come ho fatto a prenderti da lì? Aspetta. Ah, hai finito i colpi, il mio momento. No. Run. Visto che non mi si sente un c***o, utilizzeremo una voce sostitutiva. Ciao ragazzi, sono la voce sostitutiva calda e sensuale di Red. Come potete vedere, nonostante le molteplici prove su questo scudo, ha retto alla perfezione. Tuttavia appaiono un tot di ammaccature che si fanno sempre più evidenti verso il centro dello scudo. Vediamo se supererà il boss finale. Eccoci qua ragazzi, questo è il boss finale. Tipman, questo bimbo spara 2 joule. E visto che la potenza dell'elettrico non basta, ci buttiamo l'alta pressione. Bene, come avete visto è roba da bambini questa, lo scudo è intonso, quindi direi che possiamo passare a qualcosa di un pochino più aggressivo, perché non siamo mica qua a giocare con le bambole, giusto? Non è abbastanza, la fase 1 non è stata abbastanza cattiva, quindi aumentiamo il calibro, passiamo al 40 mm. Pronto? No. Quando arriverà il colpo? In faccia. Boom! Te l'ho detto che arrivava in faccia, rincoglionito. Ragazzi,
BB Shower non ha fatto effetto. Adesso proviamo con qualcosa di più vicino, più potente, più cattivo, più snello. 150 colpi, tutti in uno stesso punto, in 2/3 di secondo. Forty Mike. Così mi arriva in faccia. Sei pronto, baby? Sì, così è alta. Guarda che sto... No, lo sapevi! È tutto qui? Io fossi in te non farei il furbo. Abbiamo qui una 36 mm a frammentazione, l'anello mancante tra l'antisommossa e Fox in ospedale, bossolotto filettato e siamo pronti. Tira basso. Porco due. Eccoci qua ragazzi, come vedete è cambiata all'improvviso la location. Questo perché ci serviva un ambiente controllato. La regia fanno, un ambiente controllato perché adesso sarà incredibilmente esplosivo. No, ma non si può lavorare così, ma... Siete carichi perché adesso ne avete delle belle. Per l'ultima parte torniamo sempre a lui, il nostro mitico 40 mm a canna basculante. Questa volta caricheremo però qualcosa di un po' più modificato e rincazzatissimo. Fuori c'è freddo, qui dentro ci sono 30 gradi, quindi il gas darà il massimo della sua potenza. Il proiettile è macchiante, quindi potremo vedere alla perfezione i danni che causerà sul nostro uomo. E la munizione giusta. Andiamo. 2, 1, PUM! Avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Guardate ragazzi, le condizioni in cui è messa la nostra granata. Red è sopravvissuto, ma non ha ancora fatto i conti con il razzo del mortaio, ragazzi. Sparata a una distanza di 3 metri, peso 1 kg, caricata a CO2 ed acqua. Vedremo se finirà in ospedale. Faremo una live anche di quello, ovviamente. 3, 2, 1. L'abbiamo mancato. L'abbiamo mancato. Se muoio, tutti i miei fucili devono essere seppelliti insieme a me. Porca troppa! Porca di quella puttana! No! Porca di quella troppa! Ho commesso un errore. Ha delle tacche dell'acqua qui, che va riempito d'acqua per aggiungere peso. Sfortunatamente non ha superato il limite massimo, quindi il CO2 non aveva abbastanza spazio per aprirsi e ha deciso di esplodere. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ma è preso un altro po' piuttosto. In pieno petto. Come sta lo scudo? Come sta, Matt? Vai a fare in culo. Oh, non si è rotto, eh? Mai più. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo. Se io rivedo un altro di quegli affari che mi arriva contro, giuro su Dio, lo infilo nel...
Bene ragazzi, questo è tutto quello che volevo farvi vedere quest'oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un like. Se volete altri video imbecilli come questo, fatecelo sapere, che tanto siamo sempre disposti a farci del male per voi. Ricordatevi di controllare i link in descrizione, Instagram, Facebook, link personali di fucili, armi e cose. E stay hungry. Visto che siamo estremamente preparati, abbiamo... Guarda che passa di cazzo.